Rifiuti, i lavoratori di Irpinia Ambiente sono tornati in piazza. Sindacati e lavoratori temono che il passaggio di cantiere al privato possa lasciare fuori una ventina di operai. Abbiamo richiesto a gran voce una convocazione da parte di Grande SRL, la società pubblica che dovrebbe in qualche modo controllare la società privata, Devizia. Il timore è che ci siano esuberi, ma quanti? C'è anche una piccola differenza numerica. Irpinia Ambiente ha fatto una comunicazione ufficiale, anche questo ci crea un po' di dubbio, una comunicazione ufficiale a Grande SRL per un totale di 96 lavoratori più 5 indiretti, diciamo, possiamo identificarli come amministrativi. Da parte del sindaco stamattina e anche insomma, una nota scritta da parte di Devizia, ci hanno fatto sapere che per loro oltre una decina di unità di personale non hanno diritto al passaggio. Festa con il passaggio del cantiere, 71 dipendenti e 5 coordinatori che hanno lavorato ad Avellino negli ultimi 8 mesi saranno trasferiti. La questione è stata già discussa nei mesi scorsi, non ha senso tornare su questo punto a meno che qualcuno desideri perdere tempo. Noi andiamo avanti in maniera spedita, stiamo attendendo che avvenga il passaggio di cantiere da Irpinia Ambiente a Devizia in modo che finalmente si possa partire col servizio. Tutte le unità lavorative sono garantite, è garantito non solo a livello occupazionale ma anche le remunerazioni, poi anche è garantito il dovere a lavorare, nel senso che se c'è qualcuno che non ha voglia di lavorare e quindi fa resistenza rispetto al passaggio, se ne facesse una ragione. Il Comune ha sempre pagato per circa 95 dipendenti, però questa forza lavoro è stata coperta con gli straordinari. Il passaggio di cantiere prevede che invece siano trasferiti dipendenti che negli ultimi 8 mesi hanno lavorato su Avellino e parliamo di 71 unità più 5 coordinatori, anche perché nel tempo i dipendenti di Irpinia Ambiente sono diminuiti.